Perché votare il potere al popolo? Perché sono anni che scrivo di vertenze di lavoratori e di diritti negati, sono anni che mi sorprendo di come in questo paese possano esserci 5 milioni di persone in povertà assoluta, 10 milioni di persone in povertà relativa, 11 milioni di persone che rinunciano alle cure mediche, quando contemporaneamente ci sono dei governi che spendono 31 miliardi in poche settimane per salvare le banche, 40 miliardi regalati in 3 anni alle imprese invece che ai lavoratori, 25 miliardi spesi ogni anno di spese militari. L'Italia spende di spese militari più di Israele, più dell'Iran, l'ho sempre trovato ridicolo. Finalmente c'è una forza di sinistra che queste cose le dice, al contrario della sinistra che prima diceva di essere di sinistra e invece contemporaneamente votava la legge Fornero che aumentava l'età pensionabile degli italiani più che per chiunque altro in Europa, facendo così in modo che i giovani non trovassero lavoro. C'era una sedicente sinistra che votava l'abolizione dell'articolo 18, cioè l'impossibilità per chi viene ingiustamente licenziato di essere reintegrato, mentre c'era una sinistra che votava la buona scuola, lo sblocca Italia che demoliva i diritti dei lavoratori. Adesso c'è finalmente una sinistra vera, popolare, che ha intenzione di rimettere le cose a posto, partendo dai disastri che sono stati fatti e spiegando che esistono le ricette economiche per tenere insieme invece i diritti dei lavoratori e i servizi pubblici. Lo ha dimostrato in Italia un sindaco, Luigi De Magistris, nessuno ne parla, ma Luigi De Magistris è l'unico sindaco che ha fatto una delibera per assumere 300 maestre al di fuori del patto di stabilità, e cioè ha detto: mentre Bersani e Berlusconi insieme hanno votato il pareggio di bilancio in Costituzione che non ci permette di garantire servizi pubblici, io da sindaco devo garantire i diritti dei cittadini, quindi se per aprire le scuole ho bisogno di assumere 300 maestre, queste maestre io le assumo anche al di fuori del patto di stabilità. La Corte dei Conti gli ha detto non puoi farlo, lui lo ha fatto lo stesso, è quello che faremo noi con potere al popolo. Si può disobbedire ai trattati europei, il vincolo del 3% del rapporto deficit-PIL che ci hanno detto che va assolutamente rispettato, che noi abbiamo firmato nei trattati di Maastricht, è un parametro inventato, lo ha rivelato il suo inventore, era un economista che lavorava con Mitterrand, e lui ha detto che quel parametro non ha alcuna valenza scientifica, che non è vero che se un paese supera il rapporto del 3% tra il deficit, cioè tra quanto spende, e il PIL, cioè quanto produce, va in default. Non è vero, quel numero se l'ha inventato perché Mitterrand, pensate, gli aveva chiesto: senti, mi serve una scusa per dire ai ministri che non gli posso dare tutti i soldi di cui hanno bisogno, inventati un numero. E lui ha detto: mi sono inventato questo 3% perché 2 mi sembrava poco, 4 troppo, poi 3 è un bel numero perché mi ricorda la Trinità, ecco, allora ho inventato il 3%. Voi capite che noi abbiamo approvato questi parametri inventati, falsi, tant'è che lo spread, che ci avevano detto che sarebbe diminuito grazie ai tagli ai servizi sociali, grazie all'aumento dell'età pensionabile, grazie alle privatizzazioni con il governo Monti, è in realtà aumentato, e dopo il governo Monti, dopo un anno, era esattamente ai livelli a cui stava con Berlusconi, ma nessuno l'ha scritto. È il motivo per cui nessun giornale, nessuna televisione parla di potere al popolo, come invece parla di liste inesistenti che non hanno nessun radicamento, come la quarta, quinta, sesta gamba del centrodestra. È per questo che non parlano di noi, se non parlano di noi i giornali e le TV, noi parleremo di potere al popolo nelle piazze.